benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video di Nail Art e vi farò vedere. Alleluia, ce l'ho fatta a fare questo video. Vi farò vedere, e lo farò su questa tip, su questa no, perché devo usare il pennello da sfumatore, poi ho paura che comunque sporco quest'altra tip. Come fare il baby boomer? Io già questo l'ho provato, mi ci trovo veramente bene di passione unghie, quindi andremo a fare il baby boomer con il pennello di passione unghie. Con questo qua, dopo vi faccio vedere anche come pulire la punta, vi faccio vedere, e però quello per ultimo, e niente, vado a utilizzare come colore di passione unghie. Prima vado ad applicare il Surf, questo è il Fast F54, e poi il blu di Persia, il Classic C34. Questo qui adesso lo andrò a stendere su tutta l'unghia, ovviamente lo faccio catalizzare 30 secondi, insomma, gli faccio fare due passate, almeno bello copretto, e poi andremo a utilizzare il blu di Persia con questo pennellino qua per fare la sfumatura. E quindi niente, vediamo come fare e vi lascio al tutorial. Di Surf con il blu di Persia andiamo ad applicare qui sopra su un cartoncino, insomma, dopo vedete voi dove. E con, adesso vi faccio vedere, aspettate, dopo voi vedete quella con cui vi trovate meglio. Vedi, io ho usato questa, però adesso voglio provare quest'altra. Andate con una punta del pennello ad appicchiettare il colore, però no, in mezzo, proprio tutta la punta qua, così lo sfumate un po', così, ecco qua. E l'ho andata di appicchiettare soprattutto in punta per farlo ovviamente più scuro. Dopo, mano a mano, più vai su e più deve venire sfumato, no, il colore. E quindi adesso andate a appicchiettare. Aspettate che questo lo sposto, sono su tutta storta, ce la faccio, ecco. Ok, scusate, telecamera. E poi fate, scusate, che ad ogni passaggio ovviamente in lampada. Ogni passaggio andate a catalizzare in lampada. E adesso faccio per 5 secondi per fermare almeno il colore. Quindi adesso, senza che stoppo la videocamera, tanto ci vuole 5 secondi solo. Ecco, e poi rifate lo stesso procedimento, riprendete un po' di colore, poi andate a picchiettare sopra. È molto semplice fare questa tecnica, cioè il baby boomer con questo pennello. Sì, io se no ci mettevo una vita, non ce l'ho fatta mai imparare a fare il baby boomer, e stavolta finalmente ce l'ho fatta. Soltanto che devo prendere il colore, il gel, quello lì. Il gel di tipo rosa, pink gel, come si chiama? Però quello se solo per, penso, solo per il baby boom, per il baby boomer, quello lì rosa e bianco, no? Quello col cover e il French, no? Loro ci va col gel rosa. Adesso voglio fare la punta, la voglio fare più scura, ovviamente, e poi vado a sfumare meglio sopra. Se no, la sfumatura non si vede. E quindi procedete praticamente sempre così. Adesso io nella punta vado a appicchiettare
spicchiettare per farlo molto più blu, più scuro, e poi mano a mano dopo vado fino a qui dove ho fatto prima la sfumatura. Questo qui è il risultato, vedete? Adesso io, perché l'ho fatto troppo bassa la sfumatura, ma dopo ognuno la fa come gli vuole, la vuole più alta, la vuole più bassa, la vuole in mezzo, come gli pare, però se la facevo più alta era più carina. Comunque questa qui è la sfumatura, vedete, viene proprio benissimo, mi piace veramente tanto, anche se forse devo sfumare un po' di più qua, però comunque la tecnica ve l'ho fatta vedere come funziona, a me mi piace veramente tanto, proprio bella. Allora, adesso vi faccio vedere quindi questa qui, la sfumatura, con il pennello di decorazione di Passione Unghie, questo qua, con la punta a punta e la punta arrotondata. Questo qui è il risultato. Ok, adesso vi faccio vedere come pulire il pennello. Aprite il pezzo di carta sempre, qui lasciate per dove ci ho fatto. Prendete un lucido e mettete tipo una quantità così più o meno, ok, e con il pennello da decorazione ci picchiettate, dove aspettate, sto fuori videocamera, ci picchiettate, ok, e poi fate così, vedete, il colore scarica. Quando il colore praticamente non scarica più, vuol dire che il pennello è pulito, poi ovviamente rimarrà macchiato, ma comunque non fa niente, perché se volete andare a applicare poi un altro colore, giallo, verde, viola, azzurro, celeste, quello che vi pare, ovviamente non vi comparirà il colore questo qui, insomma. E fate così finché non scarica più il colore. Da qui io ci ho messo una... Ecco, stato, vedete già qui? Qui è più scuro, qua non si vede quasi più niente. Ma a posto. Dopo date una botta, casomai così con il pad. Infatti, e così il pennello si pulisce. Io niente, ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia stato, oltre se vi è piaciuto, più che altro se vi sia stato utile per fare l'effetto baby boomer. Ovviamente il baby boomer non si fa soltanto con il cover e il bianco del French sfumato, eccetera, potete fare con qualsiasi colore vi piace, ecco, insomma, a me piaceva farlo con questi due colori, mi piace veramente tanto come mi è venuto. Niente, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Niente, mi raccomando, mettete un pollice in su sotto nel video, non so, se volete mi commentate, e noi ci vediamo presto al prossimo video. Vi lascio un bacio e alla prossima, ciao.